Aggressione in pieno centro a Teggiano nella tarda serata di ieri quando una donna, mentre rientrava a casa, è stata aggredita violentemente pare dall'ex marito. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte all'incrocio tra Via Gaetano Amalfi e Via Monsignor Stefano Macchiaroli, dove, secondo quanto emerso, la giovane donna sarebbe stata raggiunta dall'uomo che l'ha poi picchiata violentemente. Le urla di richiesta d'aiuto della donna hanno allertato i residenti dell'area che sono subito accorsi in suo aiuto trovandola ferita. La giovane è stata quindi soccorsa dopo che l'uomo si era allontanato ad raggiungerla, familiari e amici che viste le ferite e gli ematomi sul volto e sul corpo della ragazza hanno deciso di accompagnarla presso l'ospedale Luigi Curto di Polla dove è stata sottoposta alle prime cure fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione seppur pare che dopo un iniziale ricovero presso il reparto di neurologia si è deciso di trasferirla presso l'unità un operativa di terapia intensiva dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata a seguito dei traumi riscontrati. Non si conoscono le cause che hanno provocato il violento litigio e la folle aggressione e danni della donna. Resta lo sgomento tra la comunità per quanto accaduto.